amici, buongiorno. La civica azienda del Comune di Pisa, affidata a me come ultimo pisantropo vivente nel Consiglio Comunale di Pisa, il compito di illustrare quelle che sono le principali manifestazioni storiche della città. Il tempo è breve, cercheremo di illustrare in una maniera più compiuta, ad esempio, la Regata delle Repubbliche Marinare, che nasce. Questa iniziativa nasce per conto dell'ente provinciale di turismo, dopodiché viene nei lontani anni, ormai sono trascorsi diversi anni da quando è nata, e poi viene affidata, c'è tutta una storia che tralascio, viene affidata all'amministrazione comunale. La Regata delle Repubbliche Marinare, come dice lo stesso nome, non è altro che la rappresentazione fisica della storia, almeno di alcuni episodi della storia e della vita delle quattro città, Pisa, Genova, Amalfi e Venezia. Pisa si presenta, fra l'altro c'è da dire, vincitrice sulle acque dell'anno nella terz'ultima edizione, nella penultima vincitrice in quella di Genova, nell'ultima sarà a Venezia quest'anno e vedremo, cioè il prossimo anno, e vedremo di risultare vincitori, speriamo, senz'altro, vincitori anche nella laguna. La manifestazione si basa su quattro cortei che raccontano quattro episodi della vita di queste città. Genova presenta la figura di Guglielmo Embriaco, detto Testa di Maglio, che riportò a Genova il Sacro Catino, ovvero una sorta di Santo Graal che sarebbe servito a Cristo nell'ultima cena. Venezia rappresenta la figura di Caterina Cornaro, regina di Cipro, la quale donò, non è vero, perché la rapinarono praticamente, donò l'isola di Cipro alla Serenissima e da questa fu omaggiata, se così si può dire, del titolo di figlia prediletta e fu confinata in realtà in una villa nell'entroterra veneziano. Amalfi presenta come le nozze del duca di Amalfi con una nobildonna e soprattutto si interessa e fa vedere la scoperta della bussola, si attribuisce la scoperta della bussola che il mito, la storia vorrebbe inventata da Flavio Gioia. La nostra città presenta la figura di Chinzica di Sismondi. Penso che sia inutile illustrare la figura di Chinzica di Sismondi, ma per chi non la conoscesse, Chinzica di Sismondi è quell'eroina pisana che una notte dell'anno 1004, aggirandosi per le vie della città, mentre l'esercito pisano era impegnato in quel di Reggio Calabria, si accorse che i saraceni, guidati dal musetto, da Mugaedin, il musetto delle cronache, stavano attaccando la città. Suonò a stormo le campane, fece suonare a stormo le campane, i pisani si svegliarono dal sonno e rigettarono l'attacco dei saraceni. Questi sono i quattro cortei in breve che illustrano i quattro episodi della vita delle quattro città. Naturalmente poi c'è la disfida sulle acque, cioè i quattro galeoni, il rosso pisano con simbolo l'aquila, il bianco genovese con simbolo il grifone, il celeste amalfitano e il veneziano, il verde di Venezia con simbolo il leone di San Marco, che è il simbolo di Venezia, si affrontano nei vari specchi d'acqua, a Amalfi in mare, a Genova nelle acque del porto, a Venezia nella laguna e a Pisa in alto. Questa in sintesi è la manifestazione delle quattro repubbliche marinare. Per quanto attiene poi la nostra città, abbiamo il gioco del ponte, il gioco del ponte che tutti conosciamo, è la sfida fra le due parti della città divise dal fiume Arno. A nord è tramontana, a sud è mezzogiorno. Durante il periodo storico lo scontro avveniva, diciamo, era uno scontro quasi fisico, perché le parti poi divise in quartieri e in squadre si affrontavano armate dei cosiddetti targoni. È leggenda quella che si buttassero un anno, che succedesse un parapiglia. Addirittura un giorno Santa Caterina, sentendo dei rumori di trombe e di tamburi, chiese cos'era e gli dissero: sono i pisani che giocano al gioco del ponte. Voi sapete, Santa Caterina ebbe le stimmate nella chiesa di Santa Cristina, era una frequentatrice di Pisa. E
E da allora lei disse: chiedo al nostro Signore che i pisani non abbiano mai a soffrire quando fanno il gioco di ferite e di morti. Infatti l'unico morto durante il gioco del Pollio, un gelatino di calci che morì, fu trovato morto ma per tutte altre ragioni non legate al gioco del Pollio. Dicevo, oggi non è ripetibile lo scontro fisico, ma lo scontro avviene tramite un meccanismo meccanico, scusate scontro di parole, che è il cosiddetto carrello, il quale, sul quale, come disse un assessore quando ebbe a definire il gioco una sorta di tiro alla fune alla rovescia, il quale carrello sotto la spinta delle due squadre sta a significare al momento in cui cade la bandierina di una delle due parti la conquista da parte delle squadre avversarie del campo nemico. Il gioco si compone di sei squadre, sei magistrature per parte, ha un meraviglioso corteo di oltre 600 figuranti, forse uno dei più grossi cortei per numero di personaggi d'Italia, un numero di cavalli, in costume sfilano i figuranti in costume seicenteschi di tipo spagnolesco voluti da Fortunato Mendoza. Per quanto poi riguarda la regata di Saranieri, non è altro che il ricordo, viene renegata, se così si può dire, in onore del Santo Patrono, ma è il ricordo della partecipazione dei cavalieri stefaniani, oltretutto, alla battaglia di Lepanto. Voi sapete che nel 1571 si affrontarono nelle acque di Lepanto le flotte cristiane e le flotte ottomane. Nella flotta cristiana vi era un certo numero di navi cristiane, stefaniane e toscane, pur battenti bandiera pontificia, le quali furono, non dico determinanti, ma furono importanti nel quadro della battaglia, nell'economia della battaglia. Gli schieramenti cristiani erano divisi in tre colori, azzurro, verde, rosso, e che sono poi i colori che furono assegnati ai cosiddetti galeoni della regata di Saranieri, quando fu giocata, usiamo questo termine fra virgolette, per la prima volta, proprio in onore degli anni successivi alla battaglia di Lepanto, in onore delle navi stefaniane che ivi avevano partecipato. Chiaramente oggi è tutt'altra cosa, anche qui è l'affronto tra i quattro rioni principali della città e che termina poi con la salita al palo dell'imbarcazione che è sita nel centro dell'anno e la conquista da parte dei montatori delle squadre, delle fregate, delle barche, per la conquista del paliotto del primo arrivato. Dunque non è detto che prima arriva il barcone e poi riesca a strappare per primo il paliotto. L'ultima manifestazione è la luminaria di Saranieri. La luminaria di Saranieri che ricorda il decesso e la traslazione del corpo di San Ranieri, che è il patrono della città. Ranieri degli Scaccieri, figlio di Riccardo Buzzaccherini e di Gandolfo degli Scaccieri, ebbe una vita, gioventù molto, molto, molto terrena. Successivamente, convinto a abbandonare questa vita da parte di un eremita corso, tal Leccapecore, si ritirò prima in San Vito, che è quella chiesetta vicina dove era il comando della Guardia di Finanza, tanto per il tempo. E di lì poi iniziò il suo percorso eremitico in Terra Santa, successivamente ritornò nella nostra città e si ritirò presso il sepolcro della madre, che era nella chiesa di Sant'Andrea in Chinsica, oggi distrutta, all'interno del giardino Scotto, dove fu poi sepolto anche Pier delle Vigne, colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federico, e poi dopo, ritornato in San Vito, qui morì. Al momento della morte, dicono le geografie, che le campane di Pisa suonarono a distesa. Ecco, al momento della traslazione del corpo in cattedrale, questa processione, chiamiamola così, percorse la città, che si illuminò tutta, fu illuminata con i lumini. Oggi 100.000 lumini si accendono sui lungarni nella magnifica notte della luminaria di Saranieri, cioè il giorno della
decesso del santo alla vigilia, e la città si illumina di 100.000 lumini, una luce tremolante che fa dei lungarni uno spettacolo meraviglioso, uno spettacolo che noi pisani, è unico al mondo, e che noi pisani invitiamo non solo i nostri concittadini a esserne partecipi, accendendo sempre in maniera maggiore i lumini sui lungarni, in quella che viene chiamata la biancheria, che segue i percorsi dei palazzi e così via, ma invito soprattutto gli stranieri o tantomeno i turisti a visitare la nostra città proprio in occasione di questa manifestazione che, lo ripeto, è unica al mondo e ha un fascino eccezionale. Vi ringrazio, salutiamo a nome di Pisa, vi saluto.